Due morti per coronavirus presso il reparto Covid dell'ospedale di Sesto Levante. Le vittime sono un 78enne nato e residente a Chiavari e un 84enne nato a Camoglia e residente a Recco. Oggi è scattata la fase 2. Intanto un'ottantina di sindaci liguri, anche con alcuni di area di centrodestra, hanno firmato una lettera diretta al presidente della regione Giovanni Toti, chiedendo che le decisioni per riaperture anticipate delle attività durante questa fase siano concordate con il governo e con gli stessi comuni. Le nuove norme del governo sostituiranno in gran parte le regole anticipate dalla nostra ordinanza, assolutamente legittime, risponde il governatore. Proteste intanto oggi a Chiavari di un centinaio di commercianti in Caruggio. Chiedono il versamento della cassa integrazione, ancora non percepito. Due persone, entrambe positive al coronavirus, sono morte presso il reparto Covid dell'ospedale di Sestri Levante. Le vittime sono un 78enne nato e residente a Chiavari e un 84enne nato a Camoglia e residente a Recco. Intanto una ottantina di sindaci della Liguria, anche con alcuni di area di centrodestra, hanno firmato una lettera diretta al presidente della regione Giovanni Toti, chiedendo che le decisioni per riaperture anticipate dalle attività durante la fase 2 siano concordate con il governo e con gli stessi comuni, per evitare ulteriore confusione di fronte alla situazione di caos normativo venutasi a creare, dicono, negli ultimi giorni, che non permette al cittadino di conoscere facilmente le misure in vigore e quindi di adottare i comportamenti corretti. Tra i firmatari ci sono Valentina Ghio, Sestri Levante, Francesco Olivari, Camogli, Gianluigi Brisca, Bogliasco, Giuseppino Maschio, Borzonasca, Vittorio Centenaro, Levi e Massimo Casaretto, Carasco. I primi cittadini chiedono inoltre alla Regione di mantenere alta l'attenzione sul fronte sanitario, in quanto i dati dell'epidemia riferiti alla Liguria non permettono abbassamenti dei livelli di guardia. Non si è fatta attendere la risposta di Toti, ovviamente. Le nuove norme del governo sostituiranno in gran parte le regole anticipate dalla nostra ordinanza, assolutamente legittime, dice il governatore. Tra i tanti provvedimenti presi, l'unico contestato dal governo è stato quello che riguarda la toelettatura per cani. Stiamo lavorando con l'esecutivo per rinnovare in modo coerente con nuove regole le nostre ordinanze. La settimana prossima sarà decisiva per monitorare i dati e mettere alla prova la responsabilità di tutti noi. Nessuno, meglio di noi, sa che non si deve sottovalutare il virus, prosegue il presidente della regione. Per questo l'impianto dei nostri ospedali, che per fortuna ancora oggi si stanno svuotando, resterà pronto per ogni necessità. Sappiamo che molte categorie soffrono, i soldi del governo non arrivano e la Liguria ha bisogno di ripartire. Anche il governo, conclude Toti, ha riconosciuto che nelle prossime settimane servirà più autonomia e che le regioni potranno decidere all'interno delle linee guida le proprie necessità. Usava la chat di Instagram per vendere la droga, ma l'escamotage è stato scoperto dalla polizia del commissariato di Chiavari, che ha denunciato un ragazzo di 19 anni di origini cubane. Il ragazzo è stato scoperto sabato pomeriggio mentre scendeva da un treno alla stazione ferroviaria di Sestri Levante. Gli agenti, in servizio per il rispetto delle norme anticontagio da coronavirus, lo hanno notato mentre guardava due giovanissimi già conosciuti come assuntori di stupefacenti. Lo hanno bloccato e gli hanno trovato 50 grammi di hashish nascosti nel cappuccio della felpa. A quel punto è scattata la perquisizione in casa, dove i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione, alcuni grammi di marijuana e un telefono cellulare nel quale sono state trovate numerose chat con uno dei due ragazzini dove si parlava di acquisti di droga. Tutti e tre sono stati anche sanzionati per violazione delle norme per contrastare il diffondersi del Covid-19. A Recco tre sanzioni ad altrettante persone non rispettose delle disposizioni anti-coronavirus, grazie ai controlli condivisi dalla Polizia Municipale Cittadina con il Comando di Camogli, che prevedono anche la vigilanza sul casello autostradale. Qui sono state fermate 15 automobili in transito e sanzionate tre persone che si stavano spostando senza giustificato motivo.
Una di queste è stata denunciata in stato di libertà dall'autorità giudiziaria per aver espresso ingiurie e minacce nei confronti degli agenti di polizia impegnati nei controlli. Un bambino di 8 anni è caduto questa mattina dalla finestra della sua abitazione al secondo piano a Calvari, nel comune di San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona. Il piccolo, caduto da un'altezza di circa 6 metri, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova con l'elicottero dei vigili del fuoco. Il bambino ha riportato un trauma cranico e una frattura del femore, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe infatti di un incidente domestico. A Santo Stefano d'Aveto, tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri per esplosione non autorizzata di colpi di arma da fuoco. I tre, di età tra i 50 e i 62 anni, si erano ritrovati in una località poco distante dove per divertimento avevano preso a sparare contro il tronco di un albero, bevendo vino allegramente. Alcuni residenti però, allarmati, hanno chiamato i militari e alla vista di questi, i tre hanno provato a nascondere sotto ad un sasso l'arma utilizzata, legalmente detenuta da uno dei tre. Questi però è stato denunciato anche per aver portato la pistola fuori di casa senza autorizzazione, mentre a tutti e tre sono state ritirate le licenze per l'uso delle armi. I protagonisti di questa vicenda sono stati anche sanzionati per il mancato rispetto delle norme anticoronavirus, che vietano di fatto gli assembramenti. Chiedono il versamento della cassa integrazione ancora non percepita. Questa mattina in via Martiri della Liberazione, il Carugio di Chiavari, il cuore commerciale della cittadina dei Portici, è andata in scena la protesta dei lavoratori che ancora non possono riprendere l'attività sulla base delle norme disposte dal governo e dalla regione. Sono stati oltre un centinaio, secondo il comitato organizzatore, che ha aperto una pagina Facebook Siamo in ginocchio, i negozi che hanno aderito in tutte le vie della città e che hanno aperto la saracinesca senza far entrare i clienti. Una ventina almeno i dipendenti delle attività che si sono schierati con i loro cartelli nel centro storico chiavarese. Protestano contro il protrarsi dell'obbligo di chiusura, ma soprattutto per la mancanza di aiuti ricevuti e senza nessuna certezza riguardo al futuro. Abbiamo confezionato circa 35 pacchi, forse qualcosa di più. Ce n'è qualcuno un pochino più voluminoso, adatto per famiglie più numerose. Questi pacchi sono destinati, almeno in parte, a quelle persone che non sono riuscite ad avere i buoni spesa e che non sono neanche riusciti a prendere i pacchi nelle due tornate precedenti. Quindi chi non è riuscito lo sa e quindi può venire. Comunque noi abbiamo un elenco di persone, quindi quelle persone lì sappiano che saranno chiamate. Sono pacchi contenenti i soliti alimenti indispensabili, pane, biscotti, c'è qualche marmellata, c'è latte, c'è riso, c'è tutte cose di prima necessità. Io ringrazio anch'io personalmente tutti quelli che hanno voluto aiutarci in questa opera e che non si tranquillizzino perché chiederemo ancora. Questa è la dimostrazione della grande solidarietà dei chiavaresi, dei commercianti chiavaresi, degli alimentaristi che, come vedete alle mie spalle, hanno donato questa mattina tantissime derrate alimentari per chi veramente nella nostra città ne ha bisogno. Perciò, dopo l'appello dell'altra volta, a cui in tantissimi hanno risposto, devo sinceramente ringraziare tutti quanti per appunto la grande solidarietà. Un grazie veramente di cuore, questo significa che i commercianti chiavaresi non sono divisi, ma quando si tratta di cose serie sono assolutamente uniti e pronti a dare una mano a tutta la città. Grazie veramente di cuore da parte di tutta l'amministrazione. Stamattina anche per ATP è iniziata la famosa fase 2,
e per noi in realtà è il settimo intervento che facciamo dal 6 di aprile. Stamattina abbiamo monitorato un po' il servizio, direi che è andato egregiamente, anche se siamo soltanto alle 10:30. Abbiamo avuto due problemi di sovraccarico, se così si può parlare, ovvero del numero massimo che è circa un terzo rispetto alla portata normale dei bus, sulle 7 da Toriglia e quella prima che viene giù da Santo Stefano Davido. Le altre dove c'è una cadenza che abbiamo riprogettato, più o meno hanno retto il carico. Certamente ci staremo dietro, ci sarà un'integrazione l'11 e un'integrazione il 18. Siamo stati molto aiutati dall'intervento della Protezione Civile nei capolinea principali, perché proprio in questi capolinea la Protezione Civile ha indirizzato la gente su un altro autobus laddove ci fosse stato un piccolo problema. I nodi principali sono quelli della zona costiera e erano presidiati da almeno una pattuglia di agenti della Protezione Civile. Ricordiamo che da oggi per viaggiare sui mezzi ATP è obbligatorio indossare una mascherina e conservarla per tutta la durata del viaggio, mantenere il distanziamento sociale tra le persone a bordo del mezzo. I mezzi vengono sanificati e igienizzati quotidianamente dall'azienda. In questi periodi mi sono occupato di tante attività della Protezione Civile, tra cui una è quella di dare un supporto ad ATP per il controllo delle salite e delle discese delle corriere. È una cosa molto importante, però è un controllo, ripeto, che non può essere sanzionatorio, nel senso non possono dare nessuna multa, però devono solamente aiutare la gente a far capire che cosa, portare le mascherine e tante altre cose. Credo che sia una delle attività importanti della Protezione Civile, lo sta facendo a Chiavari due gruppi, la Croce Verde Chiavarese e Radio Club Levante, su due postazioni, una qui dalla stazione ferroviaria e l'altra in piazza Cavour. Volevo citare anche una cosa che credo che sia importante, mi sono dato da fare per ATP anche sulle altre città e anche Sestri Levante e Santa Margherita con altri gruppi di Protezione Civile stanno dando lo stesso supporto ad ATP, quindi al miglior funzionamento possibile delle nostre linee urbane. Brutta sorpresa per una signora di via San Rocco a Recco, che ieri mattina si è ritrovata un cinghiale nella taverna della sua villetta. La stanza, trovandosi a piano terra, è stata facilmente accessibile dall'animale conosciuto, tra virgolette, dai residenti della zona, perché è un abitué. Questa volta però il cinghiale si è spinto oltre, entrando nell'abitazione, devastando la stanza. Sul posto è arrivata la polizia locale di Recco, ma l'animale era già uscito. Sempre ieri mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono intervenuti a Gallinaria, nel comune di Moconesi, per liberare un capriolo rimasto incastrato in un cancello. I pompieri hanno allargato semplicemente le sbarre e l'animale è tornato così nel bosco. Dopo il TAR Liguria, anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro la realizzazione della nuova COP e della nuova piastra ambulatoriale sul tetto dell'edificio dove sorgerà il supermercato alimentare a San Siro. Il secondo grado della giustizia amministrativa ha considerato l'interesse pubblico nell'accordo stipulato dal Comune con Talea COP, che ora potrà riprendere i lavori, che prevedono anche la realizzazione di oltre 100 parcheggi liberi per il quartiere. Per effetto dell'ordinanza regionale, alcuni esercizi commerciali hanno riaperto o si stanno organizzando per riaprire, come ad esempio i fiorai, i ristoranti e le pasticcerie. La vendita della merce però deve avvenire in modalità di asporto. La categoria dei commercianti intanto esprime preoccupazione per la situazione creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria. Onore ai caduti. Una cerimonia non aperta al pubblico, ma molto sentita e partecipata negli affetti. Santa Margherita Ligure ha celebrato il 25 aprile rendendo omaggio ai caduti per la libertà. Con il sindaco era presente anche la presidente della sezione locale dell'ANPI, Maria Grazia Barbagelata. È ugualmente intenso e partecipato, e forse ancora di più degli altri anni, perché
nonostante tutto questa situazione che ci troviamo a vivere ci ha risvegliato anche delle sensazioni, delle emozioni che prima magari davamo per scontate. Ricordiamo gli altri numeri utili e le informazioni di servizio. Il Comune risponde, numero unico per contattare gli uffici comunali. Il servizio gratuito di consegna a domicilio. Pronto, ciao dimmi, spazio di ascolto telefonico. Numero unico H24 per richiedere un taxi a Santa Margherita Ligure. Resta aggiornato. Ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone. Buongiorno a tutti, allora siamo qua per la premiazione per i primi tre posti della classifica del contest degli stecchi. Al terzo posto abbiamo Free Marilena, che ha preso un gran bel numero di like e ha fatto un ottimo lavoro. Al secondo posto abbiamo Didi Lapo, anche lei ha preso un numero impressionante di like e la sua ricetta è piaciuta tantissimo. Invece, se volete sapere chi ha vinto il primo posto, dovete aspettare Elisabetta che ve lo comunicherà lei. Ciao a tutti, bravi! Buongiorno a tutti, buon lunedì e buon inizio settimana. E siamo arrivati anche alla premiazione del terzo contest e a me questa volta tocca l'onore di annunciarvi la prima classificata, la Eli. E un ottimo lavoro con le ostie e davvero davvero complimenti. Brava! Buongiorno a tutti da Lidia e da Danilo dell'Ossificio Ligure. Ieri si è concluso il contest degli stecchi alla genovese con l'utilizzo delle nege, cioè delle ostie. Siete stati tutti davvero bravissimi perché avete saputo coniugare la tradizione con l'innovazione, dando dimostrazione di grande creatività nelle vostre ricette. Ma adesso Danilo, veniamo alla premiazione. Allora, è stata dura perché non abbiamo né scelto né una, né due, né tre, ma bensì quattro differenti ricette. E iniziamo con Simona Sciscio con i suoi stecchi di baccalà assolutamente da ricordare. Antonella Schiappacassi mi ha fatto tornare un po' indietro nel tempo perché mia nonna faceva gli stecchi esattamente con i funghi porcini e la fontina, come lei. Erika Chiappe ci ha presentato un fusion fra la Riviera di Levante e la Riviera di Ponente, stecchi con sardinaria all'interno. E Elisa Picchio invece è venuta a casa nostra perché ci ha proposto i gamberi con il basilico, e dove ci sono gamberi c'è casa. Grazie a tutti, grazie. È stato bellissimo, ciao. O Vergine Madre, gloria del Libano, splendore del Carmelo e di Saron, adombrata nella visione del santo profeta Elia, custode nei secoli dell'ordine carmelitano, che ci hai donato nell'antico scapolare un segno della tua materna protezione. Veglia con amore sugli abitanti di questa città, che da sempre guardano con cuore fiducioso di figli alla tua immagine benedetta, venerata in questo santuario. Sii il modello della fede e della vita cristiana, la consolazione dei sofferenti, la speranza dei poveri, la gioia dei fanciulli, la virtù dei giovani, l'esempio delle spose e delle madri, la difesa della gente di mare, l'aiuto e la fiducia delle anime del purgatorio. E come con la tua preghiera presso l'Altissimo hai preservato Lavagna dal funesto contagio della peste, dei invochiamo, salvaci dal peccato e accordaci la piena comunione di grazia con il tuo divin figliolo Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Sono qua nella mia palestra, nella mia
palestra di Chiavari, dove ho fatto tutto quello che dovevo fare per tenere pulito tutta la zona, quindi sterilizzare tutto, sacchi, guantoni, caschetti, tappeti, tutto quello che dovevo fare. Quindi l'ho fatto con tanta volontà e tanto cuore, quindi perché tengo le cose che faccio. E oggi sono qua anche stamattina a fare questo lavoro qua, diciamo le cose essenziali le ho fatte. E questo qua è lo spogliatoio delle ragazze, pulito, lavato, sterilizzato, ci posso anche mangiare per terra, quindi l'ho fatto veramente con tanto cuore, tanto passione. Qui è lo spogliatoio dei ragazzi, quindi ancora meglio, quindi fatto con tanta cura, ora quindi pulita anche quella lì, e credo che avrei bisogno di riaprire, credo in questo sport qua, quindi stanno facendo delle cose allo stato che non vanno bene. Questa qua è la mia, quell'altra sala aperta, di cui ci sarebbero ma tranquillamente 3-4 persone ad allenarsi con distanze regolari, quindi anche a 2 metri uno dall'altro, quindi non è una saletta piccola, è una sala di 60 metri quadri e ce n'è voglia qua di passar gente. L'altra sala che corrisponde a 90 metri quadri ce ne sarebbero altre 4 persone, ma 4 persone in 4 metri quadri l'uno, quindi la palestra volendo potrebbe anche riaprire dando rispettive regole, ecco, quindi penso di aver fatto tanto. E ora qua vi faccio vedere, guardi, qui c'ho, guardate qua, io qua c'ho una 50ina di mascherine da dare ai ragazzi che vorranno far venire volentieri ad allenarsi, quindi tutto questo è fatto a tutta spese mie. Nessuno dei comune, nessuno del CONI, della federazione che non mi ha aiutato nessuno, quindi mi dovrò arrangiare da solo come sempre, mi pagherò le mie bollette pian pianino, ringrazio di cuore il partito di Rifondazione Comunista di Roma che hanno creduto in me, quindi mi hanno condonato tutti questi mesi di affitto, me li hanno condonati, quindi pagherò una piccola parte ripartendo da settembre, quindi quando riparte la palestra a pieno regime, e spero veramente di ripartire, quindi io non voglio tenere chiuso, quindi probabilmente farò un po' di testa mia e io terrò aperto. Questo qua è quello che ho creato, ho cercato, ci ho dato il cuore in questa cosa qua. Spero che questa vita, questo che è successo in questi mesi, ci sia entrato nel cuore di capire le cose, che la gente è arrivata al culmine, io sono arrivato al culmine. Quindi o mi lasciano lavorare o faccio una guerra che non se la immagino nemmeno. Quindi non sono nessuno, sono un padre di famiglia come tanti altri che ha bisogno di lavorare in quello che ha fatto e in quello che crede per questa cosa che ho creato. Quindi la palestra deve lavorare, gli atleti rispetteranno delle regole, io farò rispettare queste regole. Quindi guardate anche, ho fatto tutto l'esterno, pulizia di tutti i generi che devo fare. Questo è quello che ho fatto e quello che farò e sicuramente non terrò chiuso. Quindi che facciano cosa vogliono tutti quanti. Comunque ringrazio di cuore veramente il Partito di Rifondazione Comunista e tutti quelli che mi conoscono lo sanno. Sono uno che ha aperto la palestra, l'ha fatta con passione, l'ho fatto con amore e credo in quello che ho fatto, quindi non ho mai fatto cose eccessive, non ho mai fatto il prepotente quando sono stato un prepotente, nel senso non mi sono fatto mai melare il velino da nessuno. E ho sempre rispettato. Nella vita si sbaglia tutti, ho sbagliato io negli anni passati qualche errore, sto dimostrando a tutti gli amici, i miei vicini, gente che mi conoscono, che questa cosa che ho fatto è importante per i giovani, perché tanti giovani si sono salvati con le palestre, tanti giovani sono levati dalla merda, dalle problematiche italiane che ci sono, ma non solo in Italia, in giro per il mondo. Quindi la palestra è importante, lo sport è importante, non fatelo, non chiudete queste cose qua per i giovani, perché sono importanti, il ragazzo viene qua, il ragazzo terribile può aggiustarsi, il ragazzo debole diventa più forte ed è sempre stato così. Mi dispiace solo che devo fare tutte critiche
verso chi? Verso Conte, verso lo Stato, perché stanno sbagliando. Questa palestra serve per i giovani e non dico altro. Vi saluto a tutti, scusatemi la mia ira, la mia rabbia, veramente sono arrivato al culmine, quindi credo in questa cosa qua, quindi credete e cercate di condividere questa cosa qua. Io vorrei che tanta gente mi stasse vicino per questa cosa qua, perché è importante. Comunque auguro un bocca al lupo anche a tutte le palestre d'Italia e a tutti gli amici che hanno una palestra qua nella Riviera Ligure e nella Riviera di Ponente che mi conoscono. Ragazzi, non dobbiamo farci mettere i piedi sopra la testa, schiacciarci i piedi non è giusto. Quindi io aprirò la palestra, spero che non sarò l'unico, quindi spero che altra gente verrà da me e farà quello che faccio io. Insieme possiamo fare quello che vogliamo. A me non mi ha dato niente nessuno, io la palestra l'ho aperta con dei debiti che purtroppo alcuni debiti non li ho ancora ripagati, quindi debiti su debiti non arriverò sicuramente a suicidarmi. Vi saluto e buona giornata a tutti. Previsioni per domani, martedì 5 maggio. Nubi di tipo medio-basso in aumento sui settori centrali e rapida estensione al resto della regione. Venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali lungo la costa, in rinforzo da sud-ovest nel pomeriggio sull'Imperiese. Sui rilievi venti moderati meridionali. Mare poco mosso, localmente mosso nelle ore centrali. Umidità su valori medio-alti. Le temperature previste. Sulla costa tra 12 e 20 gradi, nell'entroterra tra 6 e 19 gradi.